tutti così numerosi. Del resto il posto è molto accogliente, questo insieme di robe buone da mangiare e robe buone per pensare, cioè libri, mi sembra una bellissima idea. Egregio signor Walter Martini, presidente di Buonissimo, ha avuto proprio un ideone in gamba a mettere una cosa del genere a Brescia. Io ero abituato a trovare le cose così a Parigi o al massimo a Milano, dove ha messo la FNAC. Adesso le trovo anche a Brescia e devo dire è una bellissima idea. Allora, stasera abbiamo qui presente con noi Fabio Rolfi, vice sindaco di Brescia, le presentazioni sono inutili, il signor Martini che è il presidente di Buonissimo, che è un po' il padron di casa, poi abbiamo Roberto Bontempi della Impronta Camuna, l'associazione dei comuni a Brescia, sono un camuno anch'io e quindi mi sento doppiamente a casa, camuno brescianizzato da oramai un bel po' di anni, dal lontano 1968, quando sono venuto qui a fare l'Arnaldo e poi non sono più andato via, insomma ci sono ancora all'Arnaldo. Poi abbiamo Davide Forlani, presidente della sezione ANA, la sezione dell'Associazione Nazionale Alpini di Brescia, sezione tra le più forti d'Italia perché conta qualcosa come 15.000 iscritti solo città e dintorni, senza contare le valli, quindi potete immaginare. E poi abbiamo ai fornelli, come si direbbe, no? Al posto che alla console diciamo ai fornelli, abbiamo, ma verranno a farci un salutino, adesso stanno preparando le cose buone per il dopo, abbiamo Giuliano Bonomi che è il rinomato cuoco della sezione ANA di Brescia e poi abbiamo il cuoco di Buonissimo evidentemente che ci sta dando una mano e ci stanno preparando diciamo un gradito dopo conferenza con una incursione tra i piatti degli alpini dei due opposti fronti della Grande Guerra, perché cucina trentina vuol dire la cucina degli Alpenjäger, gli alpini dell'impero austro-ungarico, e cucina bresciana vuol dire la cucina degli alpini, quelli italiani che allora appunto combattevano sulle Alpi contro gli austriaci. E finalmente abbiamo l'ospite clou della serata che è qui vicino a me, Elio Ghisalberti, giornalista enogastronomico, quindi si intende di vini, si intende di mangerie, no? Nel senso di mangiare, eco di Bergamo, guida, che è una buona cosa, no? Di solito in Italia le mangerie sono delle altre cose, una volta tanto siamo qui a parlare di mangerie, di quelle buone, no? Guida ai ristoranti d'Italia dell'Espresso, quindi è un esperto ed è un critico enogastronomico a livello nazionale, ha scritto libri sull'argomento e stasera ci delizierà, possiamo dire, no? L'intelletto prima che ci deliziamo il palato, proprio parlando del libro di cui si parla il protagonista della serata di stasera, che è Gli Alpini a Tavola, edito dall'editrice Valmar, qui tra il pubblico c'è anche l'editore, il quale a sua volta, Alberto Redaelli, è autore di tutta una serie di libri sugli alpini, tra i quali qui in questo caso è inevitabile citare Cucina, Vino e Alpini, Storia del Rancio degli Alpini e dei Soldati Italiani in Pace e in Guerra, nonché socio di Impronta Camuna, perché anche lui è un camuno trapiantato a Brescia. Poi abbiamo tra il pubblico abbiamo il Vecio, che è l'autore del libro, sul quale grava una cortina di anonimato perché non ha voluto essere citato per nome e per cognome, però sappiamo che è un alpino e sappiamo che si dà un gran da fare ai fornelli, no? Chissà cosa penserà e cosa dirà sentendoci chiacchierare questa sera. Poi abbiamo tra il pubblico Alessandro Rossi, figura storica degli alpini bresciani, per molti anni è stato presidente della sezione ANA di Brescia ed è stato anche vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini. E poi abbiamo lo scrittore e saggista Mariano Signorini, autore di libri fondamentali, famosissimo, bellissimo, quello sulle armi a Brescia, no? La storia delle armi a Brescia dalla preistoria, appunto dai tempi dei comuni, fino alle armi ultimissime proprio. E poi ancora abbiamo un cuoco alpino camuno che anche lui evidentemente si starà dando da fare, che è Gabriele Maccare di Edolo ed è quello raffigurato sulla copertina degli Alpini a Tavola. Poi abbiamo ancora Gianni Coccoli, capo del gruppo Alpini di Borgo Satollo, poi abbiamo una serie di cuochi di gruppi alpini, sia locali, no? Torbole Casaglio, sia
localissimi, Borgo Satollo, evidentemente, e poi ancora tutta una serie di altri personaggi che magari salteranno fuori al momento opportuno quando ci sarà da fare domande o interventi. Intanto la taglio qui perché sto diventando un po' lungo e passo direttamente la parola a Fabio Rolfi.